ospitare a Roma, sia del governo Renzi ma anche del governo Giugetta, lei in prima linea con gli investimenti per dare un po' di slancio e strutturare le scuole. Sì, è una cosa appunto che ci eravamo prefissati fin dal primo momento con il Presidente Crocetta. Abbiamo sbloccato risorse e fatto anche nuovi bandi per un totale quasi di 230 milioni su sia interventi per l'edilizia scolastica ma anche l'edilizia universitaria. Riteniamo opportuno che per ripartire si deve ripartire soprattutto dalla scuola e per di voler ripartire dalla scuola non si può che non partire da quelle che sono le strutture dei nostri edifici che in Sicilia, come sappiamo bene, non sono indubbiamente molto perfetti. Ecco, si parla anche di poli politecnici, certo, e queste saranno nuove opportunità in tutto il settore siciliano. Sì, i politecnici è un progetto a cui ho lavorato anch'io personalmente, che abbiamo fatto appunto con il Ministero, in corso del bando, è una cosa rivoluzionaria perché di fatto il polo sarà formato dalle scuole, un ente di formazione e le aziende del settore. Nel caso specifico di Agrigento andremo a creare il polo agroalimentare e il polo turistico. Diciamo che è una rivoluzione perché abbiamo costretto, ecco, questi tre soggetti che in verità poi sono coloro che detengono l'offerta formativa per i nostri giovani, li abbiamo costretti, ecco, a lavorare insieme per fare in modo che i ragazzi siciliani possano avere un futuro. E quando riguarda il diritto allo studio c'è un vuoto? Sì, sul diritto allo studio ormai stiamo lavorando da tempo, le due leggi sul diritto allo studio, una universitaria e una scolastica. La legge sul diritto allo studio scolastico penso che verrà apportata in giunta nei prossimi 10 giorni, ecco, ormai il lavoro è ultimato, devo soltanto fare alcuni passaggi con le parti coinvolte chiaramente e presto portarlo in giunta. Quando riguarda la rivoluzione che sta portando avanti il progetto, che pensavo di poter essere la protagonista numero uno di questa rivoluzione? No, non sono la protagonista numero uno, indubbiamente diciamo che il settore non mi aiuta, ecco, il settore è il settore il protagonista, a dire il vero, sappiamo bene tutto quello che c'è nella formazione professionale insieme a tutta la squadra del governo e soprattutto insieme al Presidente, stiamo provando a smantellare ma soprattutto a ricostruire un sistema che è l'unico strumento per incidere sulla disoccupazione giovanile. Si è tornato a parlare di rimpasto, mi ricevate al punto fermo del governo che c'è. Lo dovete chiedere a lui, speriamo, ma chiaramente sono decisioni che non spettano a me, vedremo cosa deciderà il Presidente. Grazie.